nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Oggi siamo a Laterina, sentite cosa è successo a questa signora. Allora, hanno fatto un furto nella mia macchina, che hanno forzato la serratura questo martedì scorso, l'orario circa dalle 18:15, 18:45 neanche, il tempo io di fare un paio di chilometri, una corsa e di ritornare giù. E niente, la mia borsa comunque sia era nascosta, non è che era lì in bella vista. E non lo so, forse mi hanno pedinato da quando sono uscita da casa o dalla mattina che ho ritirato 100 euro per insomma cose di casa e al bancomat della nuova Banca Etruria di Castiglione Fibocchi. E quindi, e niente, quando sono ritornata in macchina praticamente... La prima cosa che ho pensato di fare, avevo anche qualche soldo in contante per mia ingenuità, perché so benissimo che i soldi dietro non vanno portati, però eravamo abituati così perché insomma era un posto tranquillo questo fino a poco tempo fa. E praticamente la prima cosa che ho avuto in mente di fare è stata quella di chiamare il numero verde, il call center, per bloccare il bancomat. Però mi hanno risposto dopo un'ora e mezzo. Dopo vari tentativi, giusto il tempo che loro hanno avuto per prelevare. Non so se hanno letto il codice PIN che l'avevo nascosto oppure se hanno clonato. Ci sono le indagini in corso, staremo a vedere, non so. Ecco. Molto probabilmente questa signora era già qualche giorno che era pedinata. Sicuramente, però averlo saputo, ma poi questa... A quell'ora lì è una strada, voglio dire, trafficata, perché c'è chi gioca al pallone, c'è chi va a camminare, c'è chi va a correre. Delle persone che poi mi hanno riferito, come ho messo agli atti, voglio dire, che erano due macchine, di sicuro uno che faceva il palo perché stava a gironzolare, non so, per paura che o ritornassi io o che venisse qualche altra persona lì. E poi c'erano questi altri due, pare che siano... Un uomo e una donna hanno fatto quello che hanno fatto praticamente. In tutto un furto per circa 2000 euro. Sì, e poi altri spiccioli che avevo fino insomma all'ultima moneta da 2 euro che tenevo sempre nascosti, però si vede che non erano abbastanza nascosti, ecco. Colpa anche la mia, per carità, perché non si dovrebbero portare soldi dietro. Però io, cioè, parto... La mia mamma mi ha sempre insegnato questo, che cioè non si va a rubare la roba di altri. E così, con la coscienza pulita, ho pensato sempre questo, che poi magari, ecco, non venissero neanche a rubare la tua, perché io non lo farei mai. Però si vede che in Italia non è più vivibile come era fino a qualche anno fa. La signora è riuscita a bloccare la carta, il bancomat, solamente un'ora e mezzo dopo il furto, e però era già troppo tardi. Alle 20:15 mi ha risposto una signorina che mi ha trovato anche arrabbiata, perché io ho detto: ma mi scusi, ma che numero di emergenza è se rispondete dopo un'ora e mezzo? Aspettate che prosciugano un conto, gli dissi io, sapendo di essere registrata, perché poi lì sei registrato e quindi però... Mi ha detto: signora, ci scusi, però abbiamo avuto dei problemi, e questo con quello mi ha pagato. E ora ci sono le indagini in corso che staremo a vedere. Tutto questo in pieno giorno. No. La mia, che avevo portato il bancomat e l'avevo lasciato un custodito sicuramente, però non è che uno lo fa apposta a lasciare, comunque sia la macchina era chiusa. E ad un orario, voglio dire, di giorno, dove c'è gente anche di passaggio, di Laterina, però si vede che non ho fatto in tempo a pensarci prima. Ecco, tutto qui. La triste constatazione è che anche a Laterina la situazione è diventata invivibile. No, era molto più vivibile prima, comunque sia, anche in casa, voglio dire... Io e il mio babbo, ma anche lui ha sempre tenuto i soldi della pensione per non andare tutti i giorni in banca, però non è mai successo niente prima d'ora.
E ora invece da qualche anno che non si può, 10 euro per volta, andare a fare la spesa con 10 euro per volta, perché cioè io non me la sento più neanche di portare 100 euro dietro, tutto lì, perché cioè non c'è più da fidarsi di nessuno, ecco la parola giusta qual è. Restate con noi un attimo e torneremo con Sportello Reclami. Un furto, un'auto forzata, sparisce un borsello con dentro un bancomat, un danno di circa 2000 euro, ma soprattutto la sensazione che la tranquillità non ci sia più. E dicevo, e poi invadono anche la tua privacy, no? Quindi ti senti violato anche da quel punto di vista che, cioè, lasci una cosa in quel modo, la ritrovi tutta sparpagliata. E quindi quello è brutto comunque sia, perché è una violazione, no? Perché o in macchina o a casa comunque sia è una cosa tua. Comunque sia è una cosa che te la paghi e con tanti sacrifici, perché il lavoro c'è e non c'è, non è che anche io ho un lavoro fisso. E quindi cioè uno fa tanti sacrifici per poi farli godere agli altri soldi, tutto qui. Situazione dappertutto particolarmente difficile. Sì, come in tutta Italia te lo devo dire, perché prima qui a Laterina c'era tante fabbriche e ora è rimasta una e basta. E grazie a Dio c'è rimasta quella e basta. E come c'è, se parecchi disoccupati, non è che si sta bene, si sta nell'oro come dice il nostro governo. Comunque se lo vede lui, io non lo vedo. Tutti i giorni qui c'è un furto, o chi si vestono da finti carabinieri e chiedono soldi, anche qui mi vengono a trovarmi e sto in questa catapecchia, vi levate anche voi dalla testa. Qui prima c'era due caserme di carabinieri a Laterina e a Ponticino che usivano 8 ore al giorno. Prima c'erano due caserme e ora ce n'è una. E dura neanche 4 ore. La mattina arrivi le prime 2 ore fa. Poi si rileva, fa a Baglione, c'è più nessuno. Deve andare a San Giovanni di qua di là. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi aspetto domani con Sportello Reclami. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.